Allora, oggi iniziamo a studiare la parte relativa ai motori, d'accordo? Come al solito, c'è la massima attenzione, io provo a fare in modo che voi riusciate a prendere appunti. La trattazione è in qualche modo, diciamo, originale, nel senso che non l'ho ritrovato in nessun testo, è un misto, diciamo, di vari testi di natura, qualcuno, diciamo, tedesco, qualcuno anglosassone. Stiamo provando a scrivere degli appunti, però insomma ci vuole ancora un po' di tempo prima che siano disponibili. Magari se qualcuno di voi vuole contribuire, che è particolarmente dotato nella presa degli appunti, ben venga. Allora, motori o generatori, sostanzialmente, come abbiamo visto all'inizio, una macchina elettrica può funzionare da motore o da generatore a seconda che, quindi, diciamo, nel caso del motore abbiamo in ingresso energia elettrica o potenza elettrica sotto forma elettrica e in uscita potenza meccanica. Nel caso invece del generatore il flusso di energia si inverte, quindi all'ingresso, l'ingresso è rappresentato dall'albero, abbiamo quindi potenza meccanica e in uscita invece abbiamo potenza sotto forma di potenza elettrica. Diciamo che i fenomeni fisici fondamentali su cui si basano il funzionamento dei motori e dei generatori sono sostanzialmente due, li ricordiamo. Da una parte sapete che un conduttore percorso da corrente I è immerso in un campo magnetico, immaginiamo un campo di induzione B, supponiamo che questo campo di induzione sia ortogonale al conduttore, è soggetto a una forza F, ogni elemento di conduttore di lunghezza del sarà soggetto ad una forza F che è uguale a I del, dove del è orientato, un vettore orientato nel verso di percorrenza della corrente moltiplicato vettorialmente per B. Quindi in questo caso, poiché abbiamo la corrente che va verso destra nel piano della lavagna e, diciamo, l'induzione invece sempre nel piano della lavagna perpendicolare, quindi il prodotto vettoriale, il modulo del prodotto vettoriale diventa un prodotto dei moduli di del e B, e qui ho la forza che è uscente e diretta verso di voi, d'accordo? Per la regola, come la volete, della regola della mano destra, del cavatappi, oppure come me la ricordo io, un osservatore con la testa nella freccia del vettore deve vedere il primo sovrapporsi al secondo ruotando in senso antiorario, e quindi, diciamo, del si sovrappone a B ruotando in senso antiorario se la freccia punta verso l'esterno. Comunque la cosa fondamentale è che se piazzo un conduttore percorso da corrente in un campo di induzione magnetica, questo è soggetto a una forza, e quindi posso sfruttare questo principio, e questo è il principio che si sfrutta per far funzionare un motore elettrico. Vi faccio notare che il campo di induzione B a sua volta può essere generato o mediante un magnete permanente oppure con un sistema di correnti. Quindi posso creare con un sistema di correnti un campo che, interagendo con questa corrente, dà luogo a un sistema di forze che determinano poi il movimento, adesso vedremo come. Il caso invece del generatore è uguale, perché un conduttore immerso, immaginiamo di fare un'esperienza di questo tipo, supponete di avere un circuito fisso, una spira di questo tipo, chiusa con un lato mobile che si può muovere con una velocità V, ed è immersa in un campo magnetico, in un campo di induzione. Questa volta immaginiamo che la nostra spira con questo lato mobile sia nel piano della lavagna, il campo di induzione sia perpendicolare al piano della lavagna, per esempio entrante, uniforme ed entrante. Va bene? Allora, man mano che questa si sposta con una velocità V, nel tempo dt percorre lo spazio ds, chiaramente ho una variazione del flusso concatenato con questo percorso chiuso. La variazione del flusso concatenato, dφ, sarà uguale proprio alla, nel caso in cui si sposti in questa direzione, al maggior concatenamento legato all'incremento di area. Ci siete? Quindi sarà pari a ds
moltiplicato, immaginiamo che la lunghezza di questa spina sia L, quindi per L, il valore dell'induzione, B, quindi questo è, basta, questo è, diciamo, il valore del flusso. No, se questa, l'automobile si sposta da qui a qui, voi avete un maggior flusso rappresentato proprio dal flusso concatenato da questa porzione di superficie, che è pari quindi a ds di quanto mi sono spostato per L moltiplicato B. Quindi in questo conduttore una forza elettromagnetica indotta, che è meno dφ su dt, che sarà uguale a meno B per L per ds su dt, alias meno B L per D. Quindi in maniera uguale rispetto a quello che abbiamo visto prima, quando un conduttore si muove all'interno di un campo magnetico è sede di una forza elettromotrice indotta, e poi ovviamente se il conduttore è collegato ad un circuito farà circolare corrente. Questo è il principio su cui si basa il funzionamento dei generatori, come adesso vedremo. Quindi due fenomeni molto semplici che poi vengono sapientemente sfruttati. Allora, cominciamo a vedere qual è la struttura di principio di un motore. Poi magari la prossima volta porto delle slide, però è bene iniziare disegnando con carta e penna, con gesso e lavagna, in maniera tale che tutti quanti siamo anche consapevoli di quello che andiamo a rappresentare, perché rimane più impresso. Posso cancellare, vero? Poi esistono molte varianti, come vedremo. Quindi un motore è costituito da una parte fissa aspettate, finisco prima il disegno, poi lo fate voi ovviamente. Allora, vi spiego e poi dopo vi do l'opportunità di disegnare. Qua diciamo, sono collegati. Cominciamo dalla macchina, dal motore, che ha una struttura cilindrica. Questa è una sezione trasversale. Allora, come vedete, c'è una parte mobile, questa. Qui c'è ferro. E qui c'è ferro. Per ovvi motivi analoga al trasformatore, perché io devo sostenere un flusso e per sostenere questo flusso lo voglio fare con la minima corrente possibile, quindi devo avere un mezzo alta permeabilità. Questa è la parte, vedete, qua c'è l'asse, è calettata sull'asse. Questa è la parte mobile che prende il nome di rotore. E poi invece abbiamo una parte fissa che prende il nome di statore. D'accordo? Quella che vi ho disegnato qui, questa specie di dentatura, slot, pluton, come dicono i tedeschi, sono le cave all'interno delle quali vengono messi i conduttori. Ok, questa è una struttura in ferro
In queste cave vengono messi i conduttori, quindi il conduttore entra qui, poi esce qui, adesso vediamo come è fatto un avvolgimento. Quindi avremo un avvolgimento rotorico e un avvolgimento statorico. Queste sono le cave di statori, io ne ho rappresentato un certo numero, possono essere... Guardate che ci sono macchine che hanno 48, 72 cave, quindi insomma, però disegnarne 72 sarebbe un pochino complicato. Il numero di cave di statore, indichiamo con Q con S il numero di cave di statore e con Q con R il numero di cave di rotore, possono essere, anzi in genere sono diverse. D'accordo? Ripeto, questa è una sezione trasversale. I conduttori non vengono appoggiati sulle superfici, perché io potrei eliminare questa dentatura, queste cave, e poggiarle sulla superficie di quello. Vedete, lo spazio fra statore e rotore prende il nome di traferro. In genere questo traferro si indica, in tutti i testi lo trovate indicato con delta, e il valore del traferro ve lo do perché è straordinariamente piccolo, perché dà anche una misura di quelle che sono le tolleranze meccaniche richieste per la lavorazione. È ovvio che io voglio che il traferro sia il più piccolo possibile, poi ne avremo contezza mano a mano che andremo avanti con la modellizzazione, però capite bene perché? Perché il traferro è aria, quindi ha una permeabilità molto bassa. Come al solito io voglio contenere il più possibile la riluttanza del mio circuito magnetico di cui il traferro fa parte, quindi il traferro lo devo fare il più piccolo possibile. Di contro il problema di evitare, diciamo, di avere una tolleranza di lavorazione sufficientemente buona da consentire di evitare che statore e rotore si tocchino. Bene, questo traferro normalmente ha la valore, diciamo, di 0,25-0,35 mm. Ma non è soltanto sulle macchine molto raffinate. Se voi prendete un motore per lavatrice, un motore per lavastoviglie, trovate un traferro che è 0,3 mm. Praticamente niente, se ci pensate, no? Un terzo di millimetro. Significa che il centraggio del rotore sull'asse e rispetto allo statore ha un'accuratezza tale da consentire questo tipo di traferro. Ripeto, i conduttori non si piazzano sulla periferia semplicemente, ma nelle cave, per tenerli ancorati, perché vi ricordo anche che i conduttori percorsi da corrente che corrono fra di loro parallele sono soggetti a delle forze di trazione e di repulsione. Quindi i conduttori, nel momento in cui circolerà corrente, qua dentro per esempio c'era un certo numero di conduttori, questi conduttori cercheranno di allontanarsi fra di loro se le correnti sono diverse, oppure diciamo di attrarsi fra di loro, quindi sono soggetti a delle sollecitazioni. Per ancorare gli avvolgimenti si piazzano all'interno delle cave. Allora cominciamo a vedere come è fatto l'avvolgimento di statore. Per vedere come è fatto l'avvolgimento di statore dobbiamo per forza fare un disegno. Immaginiamo di avere una struttura, per esempio, con S 24, quindi 24 cave. Allora 24 cave, speriamo che c'entri fin là.
L'operazione che ho fatto è quella di tagliare la macchina e linearizzarla da prima, vabbè, e sviluppare questa specie di pettine. Vabbè, questi tra una cava e l'altra, questi prendono il nome di denti. Chiaramente, insomma, c'è tutto un... le regole di dimensionamento per quanto riguarda l'apertura delle cave, la sagomatura delle cave può essere diversa, questa è una cava rettangolare, ma sono possibili cave che hanno per esempio una forma di questo tipo. Siamo a cava a goccia, qui abbiamo due semicerchi raccordati da un trapezio, oppure posso avere una cava trapezia banalmente fatta in questo modo, con un'apertura variabile. Vabbè, per gli scopi che ci prefiggiamo è sufficiente considerare una cava rettangolare. L'avvolgimento di norma è trifase, ci sono anche delle macchine a più avvolgimento, però occupiamoci di macchine trifase, ma quello che derivo vale in generale per un numero di fasi qualsiasi. Il numero di fasi lo indicheremo da ora in poi con M con S, numero di fasi statori, quindi immaginiamo che M con S sia uguale a 3. Siccome ho 24 cave, avvolgiamole insieme questa macchina, quante cave per fase ho a disposizione? Forza. Poi 24 diviso 3 fa 8. Quindi, poiché diciamo qui dentro io devo piazzare delle matasse, quindi il conduttore entra, vedete, entra nella macchina, la percorre tutta, esce e rientra a 180 gradi, quindi devo fare una matassa, una spira. In realtà una matassa è un insieme di più spire. Per esempio, se comincio dalla fase 1, quindi entra con la fase 1 qui dentro, questo è l'ingresso della fase 1, per esempio qui, percorro tutta la macchina, in tutta la lunghezza, arrivo all'altra estremità, effettuo quella che si chiama una connessione frontale e ritorno 180 gradi dopo, poiché questi sono 360 gradi, 180 gradi dopo dove ritornerò? Nella cava? Forza? Ah? 12 no, 13, perché 12? Mi trovate? I 180 gradi finiscono qua. Ah? Quindi ritorno in 13. Il ritorno caratterizza, mettiamoci un circoletto intorno al numero della fase. Allora, la forma più semplice, io entro in 1 e torno in 13, entro in 1 e torno in 13, entro in 1 e torno in 13, quindi faccio quella che si chiama una matassa, non faccio una sola spira, no? Per aumentare gli effetti. Poi ripeto, adesso studieremo l'influenza del numero di conduttori, quindi metterò un certo numero di conduttori, chiamiamole Z, quindi Z è il numero di conduttori in cava. Alla fine l'ultimo filo, poiché ne devo fare 4 di cave più 4, ne devo mettere 8, ritorno e vado in 2. Quindi da 1 sono andato in 13 un certo numero di volte, z volte, l'ultimo filo lo porto in 2 e da 2 vado in 14, 2,14, 2,14, 2,14, z volte, il filo che esce lo porto in 3, da 3 vado in 15, 3,15, altre z volte, ultimo filo ritorno in 4, da 4 vado in 16, lo faccio z volte, ho finito ed esco. E questo è, diciamo, l'altro capo dell'avvolgimento della fase 1. Chiaro quindi come è fatto questo avvolgimento? Ripeto, questo è sviluppato in piano. Immaginatelo in tre dimensioni. Quindi entro in 1 e torno in 13. Proviamo che sia una spira per ogni volta. No, quindi entro in 1, torno in 13. Da 13 vado in 2 e torno in 14. Da 14 vado in 3 e torno in 15. Da 15 vado in 4 e torno in 16, poi esco. Io devo realizzare un avvolgimento simmetrico ed equilibrato. Che significa simmetrico ed equilibrato?
equilibrato devo realizzare tre avvolgimenti uguali, avvolgimento di fase simmetrico ed equilibrato, quindi con la stessa resistenza, con la stessa induttanza di dispersione e quant'altro. Vabbè, e qui quindi perciò il numero di cave a disposizione per ogni avvolgimento deve essere lo stesso. Poi i tre avvolgimenti devono essere sfasati di 120 gradi nello spazio l'uno rispetto all'altro. Quindi ora abbiamo messo il primo. Vi faccio notare che avendo 24 cave a disposizione e a 24 cave corrispondono 360 gradi alias tutti greco radianti, tra una cava e l'altra che angolo c'è? Sarà 360 diviso 24. E 360 diviso 24 quanto fa? 40, prendete i vostri potenti mezzi oppure fatelo a mente. 15. Quindi sono 15 gradi tra una cava e l'altra. Allora la seconda fase, il secondo avvolgimento, lo devo far partire con uno sfasamento di 120 gradi rispetto alla partenza del primo avvolgimento. Mi seguite? Quindi qua saranno 15 gradi, 30 gradi, 45 gradi, 60, 75, 90, 105, 120. Quindi qui parte la fase 2. Dopodiché dove rientra la fase 2? Rientra a 180 gradi dopo, tanto per inciso, da 1 a 13 sono 180 gradi, se vi fate il conto. Quindi la fase 2 rientrerà quindici, 30, 60, 90, 120, 150, 180, rientra qui. Ok? Quindi fase 2, ritorno fase 2, fase 2, ritorno fase 2, ne metto Z dentro, faccio la matassa, l'ultimo filo lo riporto in 10, che devo occupare 4 cave, da 10 vado in 22, 10, 22, da 22 vado in 11, da 11 vado in 23, da 23 vado in 12, da 12 vado in 24 ed esco. E quindi questo è il ritorno della fase di 2. D'accordo? Se volessimo provare a fare un disegno per esempio della fase 1, ma giusto, vediamo se ci riusciamo. 1, 13, quindi ho fatto un lavoro di questo tipo, immaginando di metterci a metà, da 1 a 13 la metà è a 7, quindi da 1 sono andato in 13, poi da 13 sono tornato in 2, ci siete? Da 2 sono andato in 14, da 14 sono tornato
sono andato in 3, da 3 sono andato in 15 e da 15 sono tornato in 4 e poi da 4 sono andato in 16 e ho tirato 2. Questo è l'aspetto della logica. Potrei rifare questo per ogni fase. D'accordo? Allora, torniamo. Dobbiamo piazzare la terza fase. Mi devo spostare di 120 gradi, sempre nella stessa direzione rispetto al punto di partenza della seconda fase, no? Perché tra 1 e 2 ho messo 120 gradi, tra 2 e 3 altri 120 gradi, quindi ogni due case sono 30 gradi, quindi sono 30, 60, 90, 120, quindi l'andata, attenzione, qui c'è l'andata di 3, quindi l'andata di 3 sta qua, parte dalla cava 17, e dalla cava 17 entra 180 gradi dopo, 180 gradi dopo, se vi fate il conto, della cava 5. Quindi qua ho il ritorno della prima matassa della fase 3. Quindi da 17 vado in 5. Chiaramente questa, immaginate, la chiusa la macchina, no? Sulla circonferenza 17 vado in 5, significa che percorro tutta la macchina, faccio la connessione. Queste sono le connessioni frontali della progenie. E da 5 poi vado in 18, da 18 torno in 6, da 6 vado in 19, da 19 vado in 7, da 7 in 20 e da 20 in 8, e a questo punto esco, quindi in 8 ho l'uscita nel ritorno della fase 3. Vedete, senza il circoletto sono gli ingressi delle fasi, con il circoletto sono le uscite. E in questo modo ho realizzato quindi un avvolgimento trifase simmetrico, equilibrato sullo stesso rame, diciamo la disposizione la stessa, quindi. Che significa? Sono tre avvolgimenti uguali sfasati nello spazio di 120 gradi. Vedete? Questa macchina è una macchina a una coppia polare, si dice una coppia polare. Che significa una coppia polare? Vedete, ogni avvolgimento, io potrei rifare questo lo stesso disegno per l'avvolgimento 2 e per l'avvolgimento 3, otterrei questa specie di fascio spostato di 120 gradi, di altri 120 gradi. Realizza di fatto una sola eteropolarità. Cioè in pratica un polo nord e un polo sud, un campo magnetico con una sola alternanza di polarità. In realtà, diciamo, posso realizzare una macchina con più coppie polari, sempre coppie polari, perché sapete che non esiste il magnetone solo nord o solo sud, no? Per usare una terminologia scorretta ma sicuramente comprensibile. Mentre esiste la carica solo positiva o solo carica o negativa, poiché la divergenza del vettore B è sempre nulla, significa che io quando vado a spezzare la mia canonica ottengo sempre un polo nord e un polo sud. Quindi in questo modo io ho realizzato di fatto un avvolgimento con una eteropolarità. Posso però immaginare di utilizzare la stessa distribuzione meccanica, quindi la stessa dentatura, per realizzare una macchina per esempio a due coppie polari. In questo caso come faccio? Io qui devo per forza concentrarci, altrimenti non ho spazi. Rifacciamo lo stesso disegno qui sotto, sperando di riuscire a farlo bene.
questo allargato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senti qua, siamo un po' stretto perché disegniamo lo stesso. Beh, allora a questo punto introduco un'altra quantità, diciamo, geometrica della mia macchina, che è il numero di camere per lo statore. Col pendice S indicherò le grandezze statore, no, potremmo adesso. Ci abitueremo a questa nuova rappresentazione. Il numero di camere per polo e per fase. Poiché il numero di camere per polo e per fase, questo come si ottiene? Molto semplicemente, prendendo il numero di camere totale, dividendolo per il numero di poli. Il numero di poli è 2π. E 2π, no? Perché π sono il numero di coppie polari, e poi dividendo ancora per il numero di fasi. Quindi nel caso in cui io voglia realizzare, per esempio, allora nel primo caso, quello che abbiamo fatto prima, Q con S era uguale a 24 diviso 2 per 3, 6, 4. Io avevo 4 cave per polo e per fase. E infatti, vedete, questo di fatto è un polo e questo è l'altro polo. Ecco la mia idropolarità. Ho 4 cave per polo e per fase. Vedete, ce n'ho 4 per la fase 1, 4 per la fase 3, 4. In totale le cave per fase sono 8, ma 4 servono per un polo e 4 sono le ritorne che servono per chiudere il polo. Nel caso invece in cui realizzo, quindi qua con P uguale a 1, se invece P è uguale a 2, Q con S quanto verrà fuori? Viene sempre uguale a Q grande con S, che è sempre 24, diviso 2 per 2 fa 4, 4 per 3 è 12, viene 2. Quindi se voglio avvolgere la mia macchina in maniera tale da avere due coppie polari, quindi 4 poli, se volete usando un gergo a mio piace, però 4 nord, 2 nord e 2 sud, perché invece qui era un nord e un sud, preferisco parlare di eteropolarità. Allora dobbiamo piazzare due cave per polo e per fase. Quindi come avvolgerò la mia macchina? Entro in uno. Dopodiché dove vado? Allora, questi sono 360 gradi. Tutti questi sono 360 gradi meccanici. L'intera macchina aperta e linearizzata, d'accordo? Nel momento in cui io ho una sola coppia polare, seguite su questo perché è importante. Di fatto i gradi elettrici coincidono con i gradi meccanici, perché i gradi elettrici rappresentano la periodicità delle grandezze elettromagnetiche, delle grandezze elettriche e magnetiche. Quindi qui vedete i gradi elettrici e i gradi meccanici coincidono. Se voglio piazzare due coppie polari, è evidente che in 180 gradi, in 180 gradi sta sempre qua, meccanici realizzo la prima coppia polare e negli altri 180 gradi meccanici realizzo la seconda coppia polare. Ma se realizzo la mia coppia polare in 180 gradi meccanici, significa, quindi questi sono 180 gradi meccanici, ma equivalgono a 360 gradi elettrici. Cioè, in generale, i gradi elettrici sono pari a pi volte i gradi meccanici.
Perché sono 360 gradi elettrici? Perché in 360 gradi io faccio una completa eteropolarità. Quindi questo cosa vuol dire? Siccome qua sono 12, la metà sta qui, questa è la mezzeria del primo, della prima coppia polare, quindi entro in 1 ed esco in 7. Poi da 7 vado in 2 e da 2 torno in 8 e ho finito il primo, e ho finito la prima coppia polare, ok? Vedete, ho messo due cave per polo e per fase. Adesso devo realizzare l'altra coppia polare. Dove la vado a realizzare? La vado a realizzare da quest'altra parte, quindi questo lo vado a collegare qui, entro in 13. Da 13 vado in, quindi la mezzeria qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mezzeria è questa, dell'altro polo. Da 13 vado in 19, ritorno in 14, vado in 20 e alla fine esco. Questa è l'uscita. In questo modo, vedete, ho creato una coppia polare e un'altra coppia polare. Sto utilizzando la stessa macchina di prima, sempre 24 cave. Sto mettendo sempre gli stessi avvolgimenti, però li sto avvolgendo in maniera diversa. Le connessioni frontali saranno più corte. Se adesso andassi a fare quel disegnino che abbiamo rappresentato prima, ce li provo qui. A fare l'ingresso. Si fa così. Allora, guardandolo dall'alto, qua stanno i ritorni. Ok, quindi questa è la cava 1, la cava 2, questa è la cava 7, questa è la cava 8, qui è la cava 13, 14, la cava 19 e la 2. Quindi sono entrato in 1, ho percorso tutta la 1, la nostra linea di riferimento, se no non riusciamo a fare bene il disegno. Quindi da 1 sono andato in 7, da 7 sono ritornato in 2, da 2 sono andato in 8 e vedete, ho realizzato una coppia polare. A questo punto che faccio? Devo realizzare un'altra coppia polare e quindi da 8 vado in 13, in cui vedete io entro sempre in questa direzione e poi invece ritorno così. Da 13 vado in 19, da 19 torno in 14, da 14 in 20 e in 20 esco. Se lo confrontate con la rappresentazione di prima, adesso io ho due coppie polari. Vado subito. Adesso vedete il campo legato a questi conduttori, va in una direzione, qui va nell'altra direzione, una direzione. Quindi ho 4 eteropolarità, quindi 2 coppie polari. Quindi sto usando sempre lo stesso rame, sto usando sempre lo stesso ferro, posso avvolgere la macchina a una coppia polare, a due coppie polari. Potrei avere macchine, per esempio, non è detto qui, non lo so se si riesce a fare a 3 coppie polari. Se faccio P uguale a 3, allora Q con S sarà uguale a 24 diviso 2 per 3 per 3. 2 per 3, 6 per 3, 18, non è divisibile, quindi in questo caso o si fa una macchina con numero di cave per polo per fase frazionaria, oppure bisogna utilizzare un numero maggiore di cave. Però posso arrivare a macchine che hanno 6, 7. Adesso per il momento sono dei numeri, però per esempio i generatori che si utilizzano negli impianti idroelettrici, nei grandi impianti idroelettrici,
come quelli che sono in America Latina, che oggi sono fra i più potenti, che sfruttano i salti dei grandi fiumi, hanno qualcosa come 48 e più poli, perché poi vedremo il numero dei poli ha un'influenza su quella che è la velocità di rotazione. Però per il momento per noi è una caratteristica solo costruttiva. La macchina, quindi questa è una sezione trasversale, non è in ferro massiccio, ma così come accade per il trasformatore, è ottenuta mediante sovrapposizione di tanti lamierini, sia sullo statore che sul rotore. Questo per limitare le correnti parassite e per favorire l'uso, diciamo, di materiali magnetici di pregio. Allora, è chiaro come è fatto l'avvolgimento? Fin qui ci stiamo solo riscaldando. Adesso, che tra poco poi comincia, diciamo, qualche difficoltà matematica. Però l'importante è che sia chiaro. Beh, allora, come immaginiamo di studiare questa nostra macchina? Beh, l'approccio è abbastanza, in linea di principio, molto semplice, ma poi anche poi nella realtà. Io ho degli avvolgimenti, statore e poi sul rotore, sono avvolgimenti analoghi, poi vedremo. Ma immaginate in prima battuta che gli avvolgimenti rotorici siano esattamente identici a quelli statorici, con un numero di cave però diverso. Allora, alimento questi avvolgimenti, quindi ci sarà un sistema di tensioni VK che alimenta gli avvolgimenti. Circoleranno quindi delle correnti con K, VSK, statore, delle correnti SK in ciascun avvolgimento. A queste correnti corrisponderà una distribuzione di induzione che taglia gli avvolgimenti del rotore. A questa distribuzione di induzione quindi corrisponde un flusso. A questo flusso corrispondono delle forze elettromotrici indotte. Quindi vedete, io a partire dalla struttura dell'avvolgimento e della distribuzione delle correnti devo essere in grado di calcolare la distribuzione di induzione che taglia gli avvolgimenti, in maniera tale da poter poi calcolare il flusso e quindi la forza elettromotrice indotta, e poter scrivere quindi il secondo principio di Kirchhoff per ciascun avvolgimento, che mi consente di calcolare le correnti, che a partire dalla tensione voglio ricavare le correnti. Una volta che so le correnti, faccio questa operazione sullo statore e sul rotore identico, quindi ho la con RK, quindi qua c'ho la induzione di statore, la induzione di rotore. Con RK e con SK. Una volta che ho determinato il sistema delle correnti, dall'interazione fra i campi, fra campi e correnti, devo poter poi risalire al valore dell'eventuale coppia che agisce sul rotore, se ho fatto per bene le cose. Allora, quindi il punto di partenza è quello di determinare la distribuzione di induzione associata a un qualsiasi avvolgimento. Ci siete? Bene, allora partiamo dal caso più semplice: la distribuzione di induzione generata da una sola matassa. Ci sono domande anche, diciamo, costruttive, se qualcuno di voi non riesce a visualizzarle, parlate. Avete compreso come è fatta? Beh, poi le vediamo in laboratorio, ci giochiamo un po'. Lo
Immaginiamo di avere la distribuzione, diciamo, sullo statore di avere una sola matassa, quindi con tutti i fili all'interno, quindi entrate e uscite, entrate e uscite, entrate e uscite. Ok, quindi in maniera molto semplice vado a linearizzare la mia situazione. Questo è il mio statore. O supponiamo di fare, quindi considera il caso di una coppia polare, poi diciamo stendiamo. Quindi tra queste due lati ci sono pi greco radianti. Immaginiamo di fissare un riferimento in un punto qualsiasi. Quindi chiamiamo quest'angolo alfa 0. Qui ci sono tutti i miei conduttori di andata e di ritorno. Questo è il riferimento, qua ci mettiamo alfa. E ovviamente c'è l'altro elemento di macchina, perché questo è lo statore, qua c'è l'altro elemento di macchina, che immaginiamo non dentato per il momento. Quindi se volete qua dobbiamo qua c'è il rotore di rimpetto. Allora voglio, il problema che adesso voglio risolvere è determinare la distribuzione di induzione legata a questo tipo di struttura elettromagnetica, banalmente un avvolgimento costituito da una sola matassa. Qua dentro ci sono z conduttori, la larghezza del mio, della mia cava la chiamo delta. Allora facciamo delle ipotesi semplificative per costruire questo percorso che ci porta a determinare la distribuzione di induzione. Altra ferro. Bene, prima ipotesi. Supponiamo che la permeabilità del ferro sia infinita. Vabbè, l'abbiamo fatta anche nel trasformatore, se vi ricordate, no? È un'ipotesi ingegneristicamente ragionevole, visto che utilizzo il ferro lontano dalle condizioni di saturazione, quindi la sua permeabilità rispetto a quella dei percorsi in aria è sicuramente trascurabile. Quindi permeabilità del ferro infinita. Dopodiché l'altra ipotesi che faccio è che la distribuzione del campo si ripeta identicamente in tutti i piani assiali. Ok? Quindi qualunque piano assiale, io ne ho considerato uno, perché questa è una sezione, no? Perpendicolare all'asse della macchina. In tutti i piani la distribuzione del campo si ripete identicamente, e quindi io trascuro che cosa? Gli effetti, si dice, gli effetti di estremità, gli effetti di bordo, perché finché sono lontano dagli estremi, guardando la macchina dall'alto, il campo effettivamente si ripete identicamente. In corrispondenza delle estremità, in cui diciamo, i conduttori fanno le connessioni frontali, quindi escono dal lato di andata e ritorno indietro dall'altra parte di macchina, chiaramente per effetto di questi, scusate il bisticcio di parole, effetti di estremità, ho delle distorsioni del campo, che però trascuro nella mia trattazione, sia perché diciamo per portarmi in conto non potrei utilizzare più delle formule analitiche chiuse, come adesso vedremo, ma dovrei ricorrere a dei programmi di tracciamento del campo, sia perché se la macchina è sufficientemente snella che significa? Se ha una lunghezza sufficientemente tale da poter ritenere che gli effetti di estremità hanno un'influenza minimale, no? Il rapporto tra la lunghezza e il suo diametro è abbastanza, in generale, di sopra di 1, diciamo, questa ipotesi è ben verificata, allora a questo punto io posso ritenere che il campo si ripete identicamente in tutti i piani di macchina, ok? Quindi quello che succede in una sezione succede anche nell'altra sezione e così via. Quindi si parla in questo caso di simmetria assiale, che equivale a dire trascuro effetti di estremità. D'accordo? Beh, a questo punto, qua immaginiamo per esempio che la corrente qui sia entrante, rappresenta un solo conduttore, qui sia uscente, entrante, uscente, uscente, come andranno le linee di forza in questo, in una struttura di questo tipo? Ebbene, avranno, ve lo ricordate, quando diciamo la permeabilità è infinita,
In corrispondenza delle superfici di separazione aria-ferro, le linee di forza entrano e escono in maniera perpendicolare, no? L'avete fatto in elettroelettrica. Quando la superficie di separazione tra un mezzo e il campo in corrispondenza della superficie di separazione tra un mezzo a permeabilità finita e un mezzo a permeabilità finita. Quindi le linee di forza in corrispondenza del traferro entrano ed escono a 90 gradi e poi per esempio si chiudono qua. Le possiamo anche orientare, qua entra e quindi la linea di forza lo segue lui dall'altra parte, in questo caso viene detto così, e da quest'altra parte invece che entrano e escono a 90 gradi. Ci siete? Allora, se vado a fare l'esplosione di questa linea di forza, per esempio, ho una struttura di questo tipo. Qua c'è la superficie di statore, qua c'è la superficie di rotore. Voi sapete che la porzione di spazio limitata dalla linea di forza è un tubo di flusso, quindi il flusso che entra qui è uguale al flusso che esce, è vero? Che cosa succede allora a questo punto? Che il valore di induzione, quindi qua diciamo sto sul rotore, qua sto sullo statore, poiché il flusso corrispondente a questo tubo di flusso, al traferro, qua in mezzo c'è il traferro, è lo stesso in ingresso e in uscita, chiaramente avrò un'induzione sul rotore in corrispondenza del tubo di flusso alla scissa angolare alfa, che sarà diversa in generale dall'induzione sullo statore, sulla superficie statorica calcolata in corrispondenza della stessa scissa angolare. Normale, no? Perché qua divido per due sezioni che sono diverse. E quindi il flusso avrà valori diversi in corrispondenza in qualunque punto del traferro. Ma quanto vale il traferro? L'abbiamo visto prima. È frazione di millimetro. Quindi posso ritenere che questo quadrilatero, che è sostanzialmente una sorta di trapezio mistilineo, no? Perché ha due archi di circonferenza e due tratti rettilinei, in prima battuta lo posso confondere con un rettangolo, cioè posso trascurare la differenza di dimensione della superficie rotoria, dell'arco rotorico dall'arco statorico. Allora a questo punto, se il tubo di flusso è un rettangolo, è evidente che posso ritenere che D con R in corrispondenza della scissa angolare alfa sia uguale a D con S in corrispondenza della scissa angolare alfa, e in particolare posso assumere questo valore comune come valore di induzione al traferro in corrispondenza alla scissa angolare alfa. Cioè posso dire l'induzione in corrispondenza di alfa, perché altrimenti qui non lo potrei dire. Questo tubo di flusso sta in corrispondenza alla scissa alfa, però se mi metto sul rotore ho un valore, se mi metto sullo statore ho un altro valore, se mi metto in un punto qualsiasi del traferro ho tanti valori diversi. Se però faccio l'ipotesi, che è supportata ingegneristicamente dal fatto che il traferro è molto piccolo rispetto al diametro sia di statore che di rotore, di poter trascurare questa variazione di sezione del tubo di flusso, il mio tubo di flusso diventa rettangolare, quindi l'induzione in corrispondenza di qualunque scissa angolare sul rotore e sullo statore è la stessa, e in particolare diventa l'induzione in corrispondenza di quella scissa angolare. Altrimenti non potrei parlare di funzione di delta di alfa, non potrei parlare di induzione al traferro, ma avrei tanti valori di induzione al traferro a seconda del punto fissato alla scissa angolare, a seconda del punto del traferro in cui mi metto, se mi metto sullo statore, se mi metto sullo rotore, se mi metto a metà, a un terzo e così via. Scusate se insisto su questo aspetto, che
po' già trascurato nei testi, anzi in velocità, però è importante, altrimenti non si può parlare di induzione al trasferimento. Quindi faccio l'ipotesi di trascurare la deformazione dei tubi di flusso al traferro corrispondente al fatto che l'induzione ha un andamento radiale. Questo in virtù del fatto che delta è molto minore del diametro del rotore e ovviamente anche del diametro dello statore. Ok, queste sono le ipotesi che andiamo a fare. E poi l'ultima ipotesi è quella di trascurare gli effetti della dentatura legata alla presenza delle cave. In realtà c'è chi si è divertito a studiarla, un tale Carter, con la C, non con la K, e ha dimostrato che, diciamo, l'effetto della dentatura, però questo è un argomento di costruzione elettromeccanica, ma ve lo cito soltanto a passare, magari qualcuno di voi lo vuole approfondire, l'effetto della dentatura lo si può portare in conto considerando un traferro aumentato rispetto al traferro reale, dove delta C e K, delta C è dato dal prodotto di un fattore che si chiama fattore di Carter, per il traferro reale. Quindi io riconduco la macchina con le cave a una macchina senza cave, traferro liscio, come si dice in gergo, con un traferro un po' più grande di un fattore che prendiamo di fattore di Carter, ma di poco più grande, un fattore di pochi punti percentuali più grande, rispetto al traferro in assenza di cave. Ma noi di questo non ci occuperemo, per noi la macchina è a traferro liscio, trascuriamo quindi l'influenza delle cave. Allora, detto questo, prendiamo la nostra macchina, fissiamo un riferimento per la scissa angolare alfa, a questo punto la prima cava, i primi conduttori si trovano alfa 0 dal riferimento, poi c'è pi greco, dopo pi greco ci sta il ritorno di questi conduttori e poi, diciamo, poi la macchina si ripete identicamente perché ovviamente è simmetrica. Allora, consideriamo a questo punto una generica consideriamo l'andamento della funzione teta di alfa, dove teta, qua siamo sullo statore, quindi dobbiamo scrivere teta con S di alfa. Teta con S è la densità angolare di corrente sull'ossatura. Quindi direi che dimensionalmente sono gli ampere per radiante. Ovviamente se, diciamo, se invece di alfa mettessi qui una scissa lineare x, sarebbero ampere sul millimetro, sarebbe la densità lineare di corrente. Cioè mi dà l'andamento della densità angolare di corrente. Beh, la densità angolare di corrente, immaginiamo che questi conduttori, queste correnti qui dentro siano distribuite uniformemente all'interno della cava, quindi lungo il tratto A delta. È evidente che la mia funzione densità di corrente sarà 0 fin qua, cioè qua non ho nessun ampere per radiale. In corrispondenza di questi conduttori ho una densità, se suppongo che i conduttori siano uniformemente distribuiti, ho una densità che vale, evidentemente, vale Z S per I diviso delta. Dopodiché di nuovo 0. E da quest'altra parte trovo gli stessi ampere, però al contrario, negativi. Quindi qua sarà meno Z con S per I diviso delta. In questa fase il pendice S me lo posso anche qualche volta dimenticare, perché qui sarà I con S e qua I con S, ovviamente. Quindi questa, diciamo, funzione,
che una volta che ho definito la struttura dell'avvolgimento e la distribuzione delle correnti, la funzione densità angolare o densità lineare di corrente è univocamente individuabile. Vi trovate che è questa, non la densità lineare di corrente. Perché è importante questa funzione? Perché immaginate di fare un'operazione di questo genere, considerate una linea di forza che ha un lato fisso in corrispondenza, una linea di forza con distanza, in corrispondenza di due angoli alfa 1 e alfa 2. E andiamo a applicare la legge della circuitazione. Io ho che l'integrale estesa a questa linea chiusa, compresa fra gli angoli intraferro alfa 1 e alfa 2, del campo, e qua in questo caso posso parlare di campo al traferro, H scalare dl, beh, a cosa è uguale? Poiché diciamo la permeabilità del ferro è infinita, quindi qua non ci sono cadute di forza magnetomotrice, io avrò le cadute esclusivamente in corrispondenza di alfa 1 e alfa 2, dove il campo vale H di alfa 2 e H di alfa 1, e la caduta vale H di alfa 2 per delta, delta per H di alfa 1. Banalmente l'H è lo stesso, costante lungo questo tratto, per quello che abbiamo detto, perché c'è al traferro le linee di forza le considero di fatto parallele, anche se in realtà non sono proprio rigorosamente parallele, perché c'è comunque una conicità legata al fatto che esse sono radiali e non parallele. Quindi la caduta di forza magnetomotrice quindi è H per la lunghezza del traferro. Immaginiamo di orientare la linea di forza in questo verso. E tutto questo a cosa è uguale? È uguale alla corrente concatenata. È vero, per il teorema di Ampère. Ma la corrente concatenata come la posso esprimere? Come l'integrale tra alfa 1 e alfa 2 di teta con S di alfa in di alfa. Perché se alfa con e, teta con S è la densità angolare di corrente, facendo l'integrale tra alfa 1 e alfa 2 di teta con S di alfa, io prendo tutta la corrente che sta tra alfa 1 e alfa 2. Vi trovate? Poi, se non capite, io lo ripeto. Bene, allora immaginiamo di porre alfa 1 uguale a 0 e alfa 2 una scissa qualsiasi, quindi prende una linea di forza in cui un lato è fisso e sta in corrispondenza dello zero che ho assunto in maniera completamente arbitraria e l'altra la faccio scorrere. Quindi scriverò a questo punto che delta per H di alfa meno delta per H di 0 è uguale all'integrale tra alfa 1 e alfa 2 di delta con S di alfa in di alfa. Questa funzione qui, cioè tra 0 e alfa, prende il nome di forza magnetomotrice, distribuzione di forza magnetomotrice, lungo la periferia del nostro tubo. Quindi questa è lungo la periferia dello strumento. Il diagramma corrispondente prende il nome di distribuzione, diagramma di distribuzione della distribuzione di forza magnetomotrice. Vi faccio notare che a noi quello che interessa è il prodotto delta H di alfa. Io se riuscissi a determinare il prodotto delta H di alfa l'ho fatto. Delta H di alfa lo faccio. Qual è il mio obiettivo? È quello di determinare la funzione B di alfa, cioè l'andamento della distribuzione di induzione al traferro generata da questa distribuzione di corrente. Ma B di alfa è uguale a B0 per H di alfa. E quindi, se volete, sarà uguale a B0 diviso delta per delta F di alfa, dove delta F di alfa è proprio questa quantità qui. Qua dobbiamo mettere S, come stiamo scrivendo, però ripeto, se non lo trovate, stiamo lavorando sullo statore, quindi adesso non ci impicchiamo rispetto al vecchio, poi più avanti saremo precisi quando produrremo lo statore, stiamo lavorando solo sullo statore.
Che cosa rappresenta questa quantità? Questa quantità è la tensione magnetica in corrispondenza della linea di flusso che attraversa il traferro alla scissa angolare alfa, la tensione magnetica in corrispondenza, diciamo, dei punti di attraversamento del traferro della linea di flusso. Quindi questa è alfa, è proprio delta per HS di alfa, rappresenta la delta F con S di alfa, quella che in gergo si chiama caduta di forza magnetomotrice in corrispondenza alla scissa angolare alfa, o ciò che è lo stesso, tensione magnetica in corrispondenza alla scissa angolare alfa. Da questa relazione, vedete, io vi ricavo che la mia delta F di alfa, delta F con S di alfa, è uguale a delta per H con S di 0 più l'integrale tra 0 ed alfa di theta con S di alfa e di alfa, alias delta per HS di 0 più la forza magnetomotrice, che è diversa dalla caduta di forza magnetomotrice. La forza magnetomotrice è questa integrale qui. Cosa ci dice questa relazione? Dice, guarda, se tu hai questa funzione che coincide con questa integrale, e guardate che io questa integrale la posso fare subito, una volta che ho nota la distribuzione dell'avvolgimento, come è fatto l'avvolgimento. Lo facciamo adesso, facciamo graficamente, analiticamente, come volete. Se c'è questa distribuzione, tu hai subito la caduta di forza magnetomotrice che ti consente di calcolare la B di alfa, in questo caso B con S di alfa, F con S delta F con S di alfa, perché siamo sullo stato 2, a condizione di conoscere questa grandezza, di conoscere la tensione magnetica in corrispondenza di riferimento di nessuno. Cosa significa questo? Che io diagrammi F con S di alfa ne posso tracciare tanti quanti sono i riferimenti possibili che posso assumere. Adesso guardate, andiamoci a calcolare il diagramma integrale la F con S di alfa, come sarà? Allora, F con S di alfa è l'integrale tra alfa, tra 0 ed alfa della teta, l'integrale tra 0 e alfa della teta, fin qui quanto vale? Poi, fino a qua quanto vale l'integrale a questa, a funzione teta è 0, quindi l'integrale vale 0, no? Poi in questo intervallo la funzione è costante, teta, e quindi l'integrale cresce linearmente, vero? Cresce linearmente, quindi andando a mettere, per esempio, questo valore qua quanto vale? Varrà proprio z con s, i con s, perché vale z con s, i con s, diviso delta per delta, alla fine. Trovate? Fin qua, fino a questa cifra qui, rimane costante. Se continuo a fare l'integrale tra 0 e questo valore di alfa, mi ritrovo sempre la stessa corrente concatenata, quindi sempre qua. Arrivati qui, comincio a avere corrente concatenata che si sottrae a quella precedentemente concatenata e quindi ritorna a 0 e poi va qua. Questo è il diagramma di forza magnetomotrice. Ma se aveste preso il riferimento da un'altra parte, il diagramma diveniva un po' diverso, diveniva diverso. Veniva un altro diagramma di forza magnetomotrice. Se lo prendevate ancora un'altra parte, poteva venire un altro diagramma di forza magnetomotrice. Qua c'è questo, questo arriva qua e poi riparte un'altra volta. Vi trovate? Quindi i diagrammi di forza magnetomotrice possibili, le distribuzioni di forza magnetomotrice possibili, dipendono dal riferimento assoluto per alfa uguale a 0. Ovviamente il campo no, il campo è unico. Come faccio a passare da delta F di alfa, da F con S di alfa a delta F S di alfa, dalla forza magnetomotrice alla caduta di forza magnetomotrice? Devo conoscere questo termine. Dice, vabbè, come faccio? Beh, però invece di conoscere questo termine ci facciamo aiutare da un'altra condizione. Il campo com'è? Il campo è solenoidale.
quindi il flusso uscente da qualunque superficie chiusa è nulla. Se B è secondo metallo, non è anche H. Allora, se il flusso uscente da qualunque superficie chiusa è nulla, poiché io il campo l'ho immaginato a simmetria assale, quindi si ripete identicamente in tutti i piani di macchina, è sufficiente che sia nullo il flusso uscente, che sia nulla l'area sottesa dal diagramma della delta F con S di alfa. Cioè che sia nullo il flusso uscente da una qualunque superficie che attraversa il traferro in una sezione perpendicolare, perché tanto si ripete identicamente, no? Questo si traduce nel dire che l'area sottesa dal diagramma delta F S di alfa deve essere nulla, quindi delta F S di alfa deve avere valore medio nullo. Nel periodo. E quindi se questo è il diagramma della F con S di alfa, la forza meno luce, se io traccio la retta di compenso, ma qua facciamo, ce lo facciamo ripartire pure. Questo per il futuro, se traccio la retta di compenso, questo stesso diagramma rispetto alla retta di compenso ottenuto in maniera tale che l'area sottesa dalla parte positiva uguale all'area sottesa dalla parte negativa, questo diagramma, lo vedete? Ecco, questo è il diagramma della caduta di forza media quadrica al traferro, e poi moltiplicato per mezz'ero diviso per debito è anche il diagramma dell'emulsione. Adesso rifacciamo i passaggi logici. Questi due sono uguali, ovviamente, insomma, il disegno. Allora, scrivete come fate il disegno. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di determinare la distribuzione di induzione che ho al traferro nel momento in cui il mio avvolgimento è percorso da un sistema di corrente. Ci siete? Ho immaginato un caso molto semplice, quindi un avvolgimento statorico costituito da un'unica matassa, quindi abbiamo soltanto, se volete, una calda, però abbiamo detto che trascuriamo l'effetto della presenza delle calde, quindi ho dei conduttori di andata e dei conduttori di ritorno che sono distanti 180 gradi e che occupano un arco delta tutti i conduttori di andata e un arco delta tutti i conduttori di ritorno. A questo punto ho immaginato che i miei conduttori siano distribuiti uniformemente, infatti già sono molti, cioè Z, il numero di conduttori in cava è abbastanza elevato. Comunque faccio comunque questa ipotesi semplificativa che la corrente sia uniformemente distribuita lungo lo spazio occupato dai conduttori e introduco la mia grandezza theta con S di alfa, che è la densità angolare di corrente, sono gli ampere del radiante. Quindi in corrispondenza di ogni alfa, theta mi dice in quell'alfa quanti ampere circolano per radiante. Ok? Bene, a questo punto io posso rappresentare la funzione theta con S di alfa associata a questa distribuzione di conduttori quando questi conduttori sono percorsi da corrente. Come sarà questa distribuzione? Ebbene, theta con S di alfa è 0 in tutti i punti in cui non c'è corrente. E in questi punti, in queste zone, ovviamente supponendo uniforme la distribuzione della corrente, la corrente complessiva nella cava è Z con S e con S, Z con S sono i conduttori, con S è la corrente che circola in questi conduttori, sarà Z con S diviso delta, quindi questa, diciamo, ampiezza sarà Z con S diviso delta costante, in un segno e col segno opposto dall'altra parte.
Ho costruito questa funzione, ripeto che è una funzione univocamente associata al è una funzione univocamente associata alla distribuzione dell'avvolgimento. Quindi nota l'avvolgimento delle correnti che circolano, la teta con S di alfa si fa subito, si ricava subito. Avete intravisto il gioco? Io poi, cioè, prima lo faccio per una matassa, poi ci metto tutte le altre matasse, sommo e alla fine ottengo la distribuzione risultante. Questo è quello a cui voglio arrivare. Con calma, ma ci arriveremo. Dopodiché, perché costruisco questa funzione? Perché vi ricordo che dalla legge di Ampère, se considero una generica linea di forza che attraversa e traferra le corrispondenze delle ascisse angolari alfa 1 e alfa 2, l'integrale estesa a questa linea chiusa di H scalare da L è uguale alla corrente concatenata da questa linea chiusa. La corrente concatenata da questa linea chiusa la posso esprimere banalmente come l'integrale dall'alfa 1 e alfa 2 proprio della teta con S di L. Se quello sono gli ampere per radiante, chiaro, vado a fare l'integrale, ottengo tutti gli ampere che stanno compresi nella mia tra le due linee di forza che attraversano il traferro alfa 1 e alfa 2. Questo integrale è anche uguale, per l'ipotesi fatta di permeabilità del ferro infinito, è anche uguale banalmente al prodotto del traferro per il valore del campo in corrispondenza della scissa alfa 2 meno, perché sono in direzioni opposte, delta per angolo di alfa 2. Di fatto è la tensione magnetica o la caduta di forza magnetomotrice in corrispondenza della scissa angolare alfa 2 meno la caduta di forza magnetomotrice o tensione magnetica in corrispondenza della scissa angolare alfa 1. A questo punto immagino di porre alfa 1 uguale a 0, quindi blocco uno dei due lati della mia linea di forza in corrispondenza del riferimento che ho assunto, che è arbitrario, e l'altro lo faccio muovere con alfa, quindi alfa 2 uguale alfa. Riscrivo la stessa relazione, quindi avrò che delta per H con S di alfa, quindi la caduta di forza magnetomotrice in corrispondenza della generica scissa angolare alfa, meno la caduta di forza magnetomotrice in corrispondenza della scissa 0, è uguale a questo integrale, che è l'integrale della mia funzione densità angolare, densità lineare di corrente, che rappresenta, vi ho detto, ve l'ho detto perché in qualche testo è riportato così, quindi per informazione, potevamo anche non dargli un nome, è l'integrale della teta, punto. Qualcuno la chiama forza magnetomotrice, distribuzione di forza magnetomotrice lungo la periferia di traferro, statori, ferrotori, è la stessa cosa, abbiamo detto, che coincide con questi integrali. Bene, allora a questo punto la tensione magnetica al traferro è uguale, in corrispondenza della generica scissa angolare alfa, è uguale alla tensione magnetica al traferro in corrispondenza della scissa 0 più la forza magnetomotrice, più questo integrale tra 0 e alfa della teta. Ma allora se conosco questo integrale e conosco questa caduta, posso ricavarmi subito la caduta di forza magnetomotrice in corrispondenza alla scissa angolare alfa, ma se ho la caduta di forza magnetomotrice in corrispondenza alla scissa angolare alfa, dividendo per delta e moltiplicando per V0, ottengo l'induzione, che era il mio obiettivo. Questo integrale me lo faccio subito una volta che nota la distribuzione di teta, eccolo qua l'integrale. Quindi questo è l'integrale che ho chiamato forza magnetomotrice. E abbiamo detto, gli integrali, questo integrale è diverso a seconda di dove prendo alfa uguale a 0. A questa rappresentazione con questa scelta di alfa uguale a 0, se lo spostassi, divertitevi, ottenete una funzione diversa, no? Col trapezio che sta a cavallo dell'asse e così via. Beh, che la F con S abbia n possibili rappresentazioni a seconda del riferimento non ci sconvolge. Il campo però deve essere unico, perché se no significa che sto sbagliando qualcosa. Il campo associato a quella distribuzione di avvolgimenti e di correnti. E quindi ho bisogno di questa quantità, che vi ripeto, cambia al cambiare del riferimento. Però non mi preoccupo, non devo fare un calcolo analitico, perché invoco la solenoidalità di B e quindi di H, che nelle ipotesi che abbiamo fatto di simmetria assiale, di campo che si vede identicamente in tutti i piani di macchina, si traduce nel dire che il diagramma di forza di caduta di forza magnetomotrice deve avere un valore medio nullo, perché solo se ha un valore medio nullo in tutti i piani assiali avrà un valore medio nullo anche in flusso scendere a qualunque cilindro concentrico con lo statore e con il rotore che attraversa il traferro. E beh, allora dal diagramma di F con S passo al diagramma della delta F con S, che è unico, perché ripeto, se vi divertite a cambiare riferimento, questo cambia, ma il
il diagramma di rete F non cambia, si passa banalmente tracciando la retta di compenso, quella che mi dà area nulla. E quindi vedete, traccio la retta di compenso, ottengo questo diagramma. Quanto è questa ampiezza? Vediamo se mi avete seguito. Questo è il modo di dire voi. Ah? L'ampiezza di F con S era Z con S con S. Questa quanto sarà? Z con S I con S. Ci siete? Posso andare avanti? Questa forma d'onda che moltiplicata per mi0 e divisa per delta mi dà anche la forma d'onda dell'induzione. È una forma d'onda periodica perché si ripete identicamente. Se uno mio si mette a camminare lungo la periferia di macchina, io qua l'ho linearizzata, in realtà mi dovrei fermare qua, no, avendo aperto la macchina e spaccato, però immaginando di continuare me la trovo periodica, ha un periodo che è 360 gradi 2π greco. Funzione periodica che faccio? La sviluppo in serie di Fourier. Ricordate, l'abbiamo citata l'altra volta, la serie di Fourier. Quindi la mia delta F con S, no, ci serve un po' di spazio. Costruisco la serie di Fourier che vi ricordo è esprimibile come a 0 mezzi più la sommatoria in k per k che va da 1 a infinito di a con k per il coseno di k alfa più b con k per il seno di k alfa, dove a con 0 è uguale a 1 diviso pi greco. Se vi ricordate le formule che faccio, era 2 diviso t, t in questo caso è 2π greco il periodo, integrale tra 0 e 2π greco della funzione delta f con s di alfa. Anzi, scusate, partiamo dalla dallo sviluppo in serie della funzione teta, che è periodica, e poi ci ricaviamo quello di alfa, perché sennò diciamo diventa, è più semplice. La mia teta con S di alfa, e quindi qua c'è teta con S, devo fare in tutti e due modi, però in di alfa. Poi abbiamo che A con K è uguale a 1 diviso pi greco, se vi ricordate le formule che abbiamo l'altra volta, integrale tra 0 e 2 pi greco della funzione teta con S di alfa per il coseno di K alfa in di alfa, e b con k è uguale a 1 diviso pi greco integrale tra 0 di pi greco di teta con s di alfa per il seno di k alfa in di alfa. Sono formule di Fourier che vi dicono come si calcolano questi coefficienti. Adesso ci andiamo a calcolare. Cominciamo. Allora, cominciamo da A con 0. A con 0 quanto vale? Devo fare l'integrale di questa funzione. Vedi la teta con S di A. Estesa a un periodo. Il periodo finirà qua. Quanto vale? Qui. L'integrale di teta con S quanto è? E si sa tutto il periodo. Dai. Eh?
Vale zero, no, è il valore medio della moneta, tanto ci sta l'ingresso, tanto ci sta l'uscita, nei correnti entro e escono, quindi diciamo. Quindi A con 0 è uguale a 0. Cominciamo con A con K. A con K quindi è uguale a 1 diviso π greco. Allora devo fare questa integrale della mia teta con S tra 0 e 2 π greco. In realtà la teta con S è 0 ovunque, tranne che in corrispondenza di questi nella zona occupata dai punti. Quindi come diventerà questo? Se dimmi che posso fare qualche cosa, qui è l'integrale, facciamo il primo pezzo in cui è diverso da 0. Il primo estremo, questo qui quanto vale? Vale alfa 0 meno delta mezzo a alfa 0 più delta mezzo. Solo in questo spazio è diverso da 0. La funzione è costante e vale z con s, i con s, diviso delta, per il coseno di k alfa in d alfa. Poi l'altro termine che è diverso da 0 è questo. La funzione vale, ci metto il meno davanti perché la funzione vale z con s meno z con s i con s fratto delta coseno di k alfa in d alfa. Gli estremi di integrazione quali sono? Sono esattamente gli stessi di prima sommati di 180 gradi. Quindi sarà alfa 0 meno delta mezzi più pi greco, alfa 0 più delta mezzi più pi greco. Stiamo praticamente facendo questo integrale usando la funzione teta che abbiamo costruito per un avvolgimento costruito da una sola matassa. Quindi c'è una parte un po' pesante praticamente, ma guardate, si può fare solo così per farlo in maniera seria. Tutte le altre sono, diciamo, cose televisive, didascaliche, non universitarie. Cercate di alzare l'asticella vostra, perché è nel vostro interesse. E dietro il pezzo di carta che prendete ci stanno delle reali competenze. Quindi, poi siamo a disposizione per cercare di favorire la massima competenza. Allora, siamo d'accordo, no, su questo integrale? Quindi posso scrivere, tiro fuori zs i con s, zs i con s diviso y delta, ripeto, seguitemi, e faccio l'integrale. Allora, l'integrale di coseno di k alfa è 1 diviso k, quindi il k lo posso mettere anche in evidenza perché ce l'hanno tutti quanti, anche qui verrà 1 diviso k, per il seno di k alfa. Quindi qua viene seno di k alfa calcolato tra alfa 0 meno delta mezzi e alfa 0 più delta mezzi meno seno di k alfa calcolato tra alfa 0 meno delta mezzi più pi greco e alfa 0 meno delta mezzi più delta mezzi più pi greco. Allora, A con K quindi è uguale a z con s i con s diviso k y delta che moltiplica seno di alfa 0 più delta mezzi meno seno di alfa 0 meno delta mezzi meno seno, scusate, se mi è indicato un k, k per alfa 0 più delta mezzi, allora seno di k alfa 0 più delta mezzi meno seno di k per alfa 0 meno delta mezzi
ho fatto il primo integrale definito, meno. Quindi di seno di k alfa 0 più delta mezzi, tiro pure il k perché più k più vengo, è lo stato di capirete perché, meno vengo più seno di k alfa 0 meno delta mezzi più k più meno. Ok, ci siete? Bene, si vede subito che quando k è pari, questo seno è uguale a questo e questo seno è uguale a questo qui, mi trovate? Quindi per k pari, A con k è uguale a 0. Allora, consideriamo il caso di k dispari. Quindi per k dispari cosa viene fuori? A con k è uguale a z con s, i con s diviso k di greta tutta. Dobbiamo sviluppare queste formule di addizione. Seno di alfa più beta e seno di alfa coseno di beta più coseno di alfa sempre. Quindi viene seno di k alfa 0 per coseno di k delta mezzi più coseno di k alfa 0 per il seno di k delta mezzi. Ti prego di seguirmi perché è tutto in diretta, quindi potrei dimenticarmi qualcosa. Meno scusate, però facciamo un passaggio che ci semplifica la vita. Ovviamente per k dispari seno di, per esempio, per k uguale a 1 di quest'angolo qui, quest'angolo qui diventa uguale opposto al seno di questo. Quindi, se volete lo scriviamo qui da prima, viene fuori ZS I con S diviso Y K delta, viene 2 volte seno di K, non so, lo sviluppo alfa 0 più delta mezzi, meno 2 volte il seno di k meno seno di k per alfa 0 meno delta mezzi. Trovate? Quando k è dispari, è come se fosse seno più pi greco, il seno di alfa più pi greco è uguale a meno seno di alfa, quindi questo qui diventa positivo e si somma con questo diventa 2. Quindi qua viene un 2 e qua viene un 1, sono andato a fare due sviluppi. Anzi, il 2 lo mettiamo fuori dappertutto, così ci semplifichiamo la vita. Lo mettiamo qui, eccolo qua. Quindi qua viene ancora adesso quest'altro termine, quindi viene meno seno di k alfa 0 per il coseno di k delta mezzi, poi verrebbe il meno in mezzo, quindi viene il meno, col meno davanti fa più coseno di k alfa 0 per il seno di k delta mezzi. Allora, questo termine, seno di k alfa 0, coseno di k delta mezzi, e quest'altro sono uguali, quindi ritorno.
alla fine il mio con K per K dispari, mi ricordo, per K dispari è uguale a 2 zeta con S I con S diviso K pi greco delta, che moltiplica il seno di K delta mezzi per il coseno di K alfa 0. Tutto questo per 2, quindi qua viene 4. Ok? Calcoliamoci qua sopra BK. Allora, B con K è uguale. Stessa tecnica, devo fare questo integrale, vedete? Tra 0 e 2 pi greco. Ovviamente l'integrale avrà valore diverso da 0 solo in corrispondenza dei valori di alfa, per cui la funzione teta ha valore diverso da 0. Quindi sarà qua a 1 diviso pi greco. Viene l'integrale tra alfa 0 meno delta mezzi e alfa 0 più delta mezzi della funzione teta, che è z con s i con s diviso delta, per il seno di k alfa. Quindi alfa meno lo stesso integrale con gli estremi spostati di 180 gradi, quindi alfa 0 meno delta mezzo più pi greco e alfa 0 più delta mezzo più pi greco z con s, la funzione integrale z con s i con s diviso delta per il seno di k alfa in alfa. Quindi a questo punto tiro fuori z con s i con s diviso pi greco delta, dobbiamo fare la stessa simbologia. La primitiva di seno di k alfa è meno 1 su k coseno di k alfa, quindi k lo tiro fuori, ci metto pure un meno qua, così ce lo ricordiamo, e dentro avanza coseno di k alfa calcolato tra alfa 0 meno delta mezzi e alfa 0 più delta mezzi meno coseno di k alfa calcolato tra alfa 0 meno delta mezzi più pi greco e alfa 0 più delta mezzi più pi greco. Area uguale a meno z con s pi con s diviso pi greco k delta, che moltiplica coseno di k alfa 0 più delta mezzi meno coseno di k alfa 0 più delta mezzi meno, allora viene meno coseno k alfa 0 meno delta mezzi, alfa 0 più delta mezzi, alfa 0 più delta mezzi più k pi greco. Tiriamo sempre fuori il termine moltiplicativo di pi greco con k, meno più coseno
di K alfa 0 meno delta mezzi più K pi greco. Ok? Allora, di nuovo vedete che per K uguale, per K pari, questo termine, questo coseno, è uguale a questo coseno. Ci siete? Analogamente, questo coseno è uguale a questo coseno, quindi per K pari, di nuovo, di K è uguale a 0. Mentre per K dispari, tutto questo viene uguale, lo riscriviamo qua, così facciamo. Coseno di K alfa 0 più delta mezzi più pi greco è uguale a meno coseno di K alfa 0 più delta mezzi, quindi questo qui diventa due volte con questo, e analogamente da quest'altra parte. Quindi tutto questo diventa uguale a meno z con s, i con s diviso pi greco K delta con K dispari, poi ci sono due, poi c'è coseno di K alfa 0 più delta mezzi meno coseno di K alfa 0 meno delta mezzi sviluppiamo i nostri coseni, quindi viene fuori meno due volte z con s, i con s diviso pi greco k delta per, lo ricordate lo sviluppo del coseno, è coseno coseno meno seno seno, quindi viene coseno di k alfa 0 per il coseno di k delta mezzi meno seno di k alfa 0 seno di k delta mezzi meno, allora viene coseno coseno, coseno di k alfa 0 per il coseno di k delta mezzi meno meno, dunque qua verrebbe più per effetto del segno qui, poi meno davanti rimane ancora meno, quindi meno seno di k alfa 0 seno di k delta mezzo. Qua chiudiamo questa roba qua. Allora, coseno di k alfa 0, coseno di k delta mezzo, coseno di k alfa 0, coseno di k delta mezzo vanno via. Questi sono uguali col segno meno, c'è un segno meno fuori, quindi viene 4 z con s, i con s diviso y greco k delta con k dispari, vi ricordo, seno di k delta mezzi per il seno di k alfa 0. D'accordo, ci siete? E allora la mia funzione theta con s di alfa, alfa 0 non c'è, viene una sommatoria in k, per k che va da 1 a infinito. Allora, c'ho il mio b con k che è questo.
e il mio A con K che è questo qui. Vedete, 4ZZ, quindi posso scrivere 4Z con S, I con S, diviso Y delta, e il K lo scrivo come 2K meno 1. Quindi viene seno di 2K meno 1 per delta mezzi, coseno 2K meno 1 per alfa 0, per il coseno di 2K meno 1 per alfa. Perché ho messo 2K meno 1? Perché così becco solo i dispari, vedete? Per K uguale a 1 qua viene 1, per K uguale a 2 qua viene 3, per K uguale a 3 viene 5, e quindi diciamo automaticamente la sommatoria si è soltanto a indici dispari. Adesso l'alzo, ho scritto sostanzialmente il primo termine, A con K è questo qui, adesso B con K, quindi seno 2K meno 1 per delta mezzi, coseno, seno per alfa 0, per, manca ancora questo, seno di 2K meno 1 per alfa. E questo mi possiamo tirare da sopra. C'è ancora un altro passaggio. Vedete, il seno di 2K meno 1 delta mezzi ce l'hanno tutte e due, quindi viene la mia teta con S di alfa è uguale 4 Z con S, I con S diviso Y delta, lo dico fuori. Sommatore in K per K che va da 1 a infinito, seno di 2K meno 1 per delta mezzi, diviso 2K meno 1 per, guardate cosa rimane coseno di 2K meno 1 per alfa 0, coseno di 2K meno 1 per alfa, seno di 2K meno 1 per alfa 0, seno di 2K meno 1 per alfa. Quest'altro non è se non il coseno di 2K meno 1 che moltiplica alfa meno alfa 0. E quindi abbiamo ottenuto lo sviluppo in serie di Fourier. Vedete, la mia funzione teta, che è una funzione data da questa somma di questi due onde quadri, onde rettangolari, pseudo quadri rettangolari, sviluppata in serie di Fourier, viene a essere la somma di tante armoniche solo dispari, perché ci sono soltanto i termini dispari. Noi con questo accorgimento, mettendo 2k meno 1, di fatto abbiamo inglobato il risultato che abbiamo ottenuto, che a con k e b con k sono uguali a 0 per k pari, che hanno questa ampiezza. E domani partiamo di qua, domani me lo devi riettare però, perché non avevo. Perché vedremo che si può ulteriormente semplificare e renderla abbastanza trattabile per i nostri studenti. Ci sono domande?